Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Pisanti on the road, Fiat Uno a GPL, in ritorno da Peschiera del Garda, dove ho fatto una consulenza molto interessante oggi. Allora, let me fasten my seat belt e partiamo. Allora, intanto vi ricordo le mie giornate igieniste, sono giornate igieniste degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto. Poi vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significa rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. Allora, 25 settembre sono a Bergamo, abbiamo ancora posti, quindi venite assolutamente. Il 2 ottobre sono a Torino, il 9 ottobre sono a Genova, il 16 ottobre sono a Trieste, il 23 ottobre sono a Montebelluna, il 30 ottobre sono a Roma. Dopodiché, novembre sarò a Bologna, Trento, Pesaro e Perugia. Comunque, il calendario completo delle mie giornate igieniste lo trovate su www.pietrobisanti.it nella sezione servizi per tutto. E se volete partecipare o per informazioni, giornate igieniste tutto attaccato, @pietrobisanti.it. Per tutto il resto andate a vedere sul mio sito www.pietrobisanti.it, quello di cui mi occupo. Mi occupo di consulenze legali a 360 gradi e opero in tutti gli ambiti dove non sia prevista l'assistenza di un difensore. Andate a vedere il mio blog, i miei video, andate a vedere la sezione download con i prestampati per la difesa legale gratuita, andate a vedere la sezione libri col mio libro Assassini in pillole della psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere, e andate a vedere la sezione salvadanaio di pronto soccorso, che è un servizio meraviglioso di mutuo aiuto che ho fatto, dove ci siamo riuniti per aiutare persone in difficoltà. Non me lo fate ripetere, andate a vedere, è un servizio che necessita di grande serietà se ci si vuole iscrivere, ma veramente merita. Se volete sostenermi, se volete contattarmi, potete farlo o al telefono o a mezzo WhatsApp 340-788-1174, oppure attraverso la mia email info@pietrobisanti.it. Se avete urgenza scrivete urgente o urgentissimo. Se avete un'urgenza non differibile o vi accorgete che non vi rispondo in alcuni giorni, siete autorizzati a chiamarmi al telefono, a rompermi i coglioni fino a quando non mi rispondo. Se volete sostenermi potete farlo o attraverso una donazione alle coordinate del sito che trovate nel sito www.pietrobisanti.it/donazioni, oppure attraverso una abbonandomi al mio canale YouTube dalla pagina principale. La mia informazione sarà sempre gratuita per tutti, ma sarà comunque, ci saranno comunque per gli abbonati dei contenuti ad hoc. Mi trovate su Twitter sotto Pietro Bisanti, su Telegram sul mio canale Telegram sotto Pietro Bisanti, che conta quasi più di 8.300 iscritti. Mi trovate su Facebook sotto Pietro Bisanti e su Instagram sotto Pietro Bisanti. Allora, perché sostenermi? Perché nel panorama italiano di persone coerenti con i propri valori e con i propri ideali ce ne sono veramente poche e sono anni che ci metto il faccione. Ed ora a bomba! Allora, quando uscì mi sembra nel 1970 o forse la seconda metà del 1970, il film L'Esorcista nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, non si riuscì a tenere il conto dei malori improvvisi, non i malori improvvisi causati da qualcos'altro, ma dei malori che la gente ha avuto nelle sale cinematografiche. È un film che ho visto, di sfuggita, di straforo da bambino e mi ha scioccato per mesi. E anche da adulto l'ho rivisto un'altra volta, molti anni fa, e mi ha lasciato sicuramente turbato. È un film che non ho mai più visto e non ho mai più inteso vedere, nonostante mi capiti di vedere horror di vario genere, molto meno, da quando ho cambiato alimentazione mi sembrerà strano, ma molto meno spesso di quanto non li vedessi prima. E comunque i film horror che ho visto dopo L'Esorcista non mi hanno mai e poi mai turbato.
Mentre L'Esorcista è un film che mi ha turbato. Perché mi ha turbato? Perché gli ammazzamenti, gente squartata, non colpisce nell'animo come colpisce L'Esorcista, che è un film oltretutto attualissimo. Non possiamo negare che ci sia una parte spirituale e che naturalmente la vita non sia solo quello che non riusciamo a vedere. Quando ho avuto un lutto in famiglia, nella mia stretta famiglia, nella mia cerchia familiare strettissima, molti anni fa, ricordo di aver sentito passi per casa e porte che si aprivano per almeno un mese. Io sono molto equilibrato, difficile che mi inventi le cose. Mi piacerebbe sentire poi, leggere nei commenti le vostre esperienze, alcune vostre esperienze se volete scriverle. Non scrivetele via mail perché mi intasate, nei commenti condividerlo con tutti non sarebbe assolutamente male. E allora, logico che non sappiamo quali sono, cosa regoli questo mondo e quante cose ci siano che noi non possiamo vedere. Non mi aspetto un intervento divino che venga a sistemare i mali del mondo, perché se non c'è stato fino adesso probabilmente non ci sarà mai più. Perché? Perché il mondo non è folle, malvagio solo adesso. Il mondo è folle, malvagio da sempre. Ogni tanto voi vi chiedete dove 8 milioni di bambini all'anno spariscono. Quando ero carabiniere e entravo in case, magari vedendo situazioni allucinanti, dicevo: ma come si fa a ridursi così? E quello era niente in confronto a quello che noi... Scusate un attimo. Era niente in confronto a quello che noi non vediamo e che accade. Quando sentite, no, adenocromo piuttosto che altro. Per quanto le cose possano essere a volte romanzate, c'è un enorme fondo di verità, e cioè che fine fanno tutti questi bambini, ma non solo i bambini. Chiedetevi sempre una cosa. Immaginatevi se voi foste dentro la dimora di un potente, ma di un potente vero, e questo potente vi violentasse o vi facesse dell'altro molto più forte. Voi uscireste da questa casa e tentereste di denunciare l'accaduto, no? Quantunque nella caserma dei carabinieri vi prendessero questa denuncia, voi avete idea ad altissimi livelli la capacità di comprarsi tutti? Allora, io non voglio esprimere giudizi personali, quello che andrò a dire non è un giudizio personale sulle persone, perché non voglio assolutamente porgere il lato per la diffamazione. Però voglio farvi un po' capire una differenza. Quando è stato eletto Berlusconi, che è stato eletto a livello di popolo con un ampio consenso, Berlusconi è stato a livello della magistratura osteggiato in tutti i modi possibili. Non entro nel merito, perché non entro nei meriti processuali, però c'è da dire che ha avuto una tonnellata di procedimenti penali e civili e dalla maggior parte ne è uscito assolutamente pulito. Osservate invece, per esempio, Draghi. Draghi, a differenza di Berlusconi, pur essendo stati entrambi presidenti del Consiglio, Draghi fa veramente paura. Paura che cosa significa? Paura significa che si comprende perfettamente che Draghi è
un potente di serie A, cioè è una persona che ha legami profondi con l'elite economico-finanziaria che gestisce il mondo. Allora mi metto nei panni, quantunque ci fosse un reato commesso da Draghi alla stregua dei reati commessi da Berlusconi, mi pongo questa lecita domanda, e cioè, i magistrati sarebbero altrettanto solerti nel perseguirlo o avrebbero paura? In base a come è accaduto tutto nella situazione coglionavirus, io non faccio fatica a dire che un magistrato avrebbe il terrore di mettere sotto processo Draghi. E ripeto, senza esprimere giudizi sulle persone né addebitare cose personali, sto facendo un discorso filosofico, no? Sono dell'idea che anche quando si rivestono cariche politiche, ci sono politici di serie A o di serie B, cioè ci sono più persone più o meno potenti, che non si basa solo ed esclusivamente in relazione alla carica rivestita, ma chi in quel momento riveste la carica. Andiamo avanti, parlando del... tornando al discorso del male. Allora, avete visto che a Draghi è stato insignito l'ennesimo premio, non lo chiamo farlocco, solo perché sono premi autoreferenziali, no? Cioè gente che si premia da sola. Ma avete visto la statua che raffigura il premio dato a Draghi, che è un caprone con le corna, che è assolutamente un simbolo satanista. Se voi osservate, vi posterò un video delle mie prossime rassegna stampa della campagna vaccinale che è stata fatta in Spagna per i ragazzi, per i bambini, per il coronavirus, anche lì si vede un serpente che mostra che forma un numero 666, cioè loro non sono avidi di segnali, lo vedete, no? Nelle aperture di eventi sportivi, piuttosto che della, non mi ricordo di quale galleria, no? Cioè ormai fanno tutto alla luce del sole, sapendo che ormai il popolo è talmente addormentato che gli sbattono, è come sbattere la figa in faccia ad un impotente. Sai che non reagirà. Quindi che cosa significa? Significa che il male esiste. Il male esiste e accadono cose nelle case o nelle camere da letto di gente intoccabile, che non è Berlusconi, Berlusconi non è un intoccabile, ma gente veramente ad alti livelli che è intoccabile, che voi non potete immaginare. Pensate sempre che ci sono cose che noi non possiamo neanche, ripeto, lontanamente immaginare. Ed esiste parallelamente un mondo esoterico che è da noi lontano. Io ho sempre sconsigliato, facendo un po' una così, entrando sempre in un discorso sempre un po' più profondo, ho sempre sconsigliato alle persone di fare sedute spiritiche. Io ho sempre sconsigliato alle persone di fare sedute spiritiche, soprattutto con la tavoletta Ouija, dovrebbe chiamarsi così, Ouija, tavoletta Ouija, quella con i numeri e le lettere, ho sempre sconsigliato perché si ha la possibilità di purtroppo aprire dei varchi e delle porte che sono a noi completamente sconosciute. Noi non sappiamo quali sono le entità che ci circondano, non sappiamo niente, noi abbiamo la nostra prospettiva, cioè se voi aveste la vista di un'aquila,
potreste vedere un mondo che non potete vedere adesso. Se voi viveste in un insetto e foste un insetto, vedreste un microcosmo che l'essere umano non può vedere. Quindi l'uomo vede solo ed esclusivamente le cose secondo la sua prospettiva e secondo il suo punto di vista. Ma il mondo che ci circonda è molto diverso. E dato che esperienze di persone morte e di segnali che mandano le persone morte ne è pieno, pieno il mondo, significa che noi siamo circondati da forme energetiche più o meno malvagie, dalle quali si ha solo ed esclusivamente una possibilità, e cioè starne alla larga. Mia madre mi diceva sempre: non guardare film dell'orrore perché comunque ti predisponi. Io non ho alcun dubbio che le droghe, gli psicofarmaci, gli stili di vita dissoluti, malsani, le droghe, mettano l'uomo in una frequenza diversa che poi permette all'uomo di essere comunque attaccato da forze che ci circondano che non sono propriamente buone. Su internet è pieno zeppo di testimonianze di gente che dopo sedute spiritiche ha avuto a che fare con fenomeni, chiamiamoli paranormali, perché si possono attirare, oltre a entità malvagie, si possono attirare entità burlone, si possono attirare vampiri energetici. Vi accorgete a volte, quando avete a che fare magari anche con altri esseri umani e dopo che avete parlato con questi esseri umani vi sentite proprio drenati, i cosiddetti vampiri energetici? E chissà agli altissimi livelli che cosa conduce, come li porta a vivere il loro stile di vita. Cioè, ogni tanto immagino questa congregazione dove hanno premiato Draghi, no? Dove è davanti agli occhi di tutti che negli ultimi 2 anni si è creato solo dolore, sofferenza, povertà, paura, e queste congregazioni si premiano a vicenda, no? Alla fine si premiano, cioè una persona dovrebbe premiarsi quando si fa un buon lavoro, e allora mi viene da comprendere che questa premiazione è stata fatta per premiare un buon lavoro. Ma se il buon lavoro non c'è stato e quindi si è creato sofferenza, discriminazione, morte e dolore, allora significa che per queste persone il buon lavoro è proprio questo. È un discorso veramente sottile. La prima cosa per difendersi dal male è comprendere che il male esiste, ed esiste in tantissime forme. E io ho solo un modo, ne conosco, per difendersi dal male, ed è non fare del bene andando in chiesa e facendo finta di essere dei bravi cristiani, ma dal male bisogna starne alla larga, oltre a non attuare comportamenti come può essere una seduta spiritica, che sono sicuramente comportamenti, secondo me, altamente stressogeni e pericolosi, anche vivendo una vita corretta. Che corretta significa non fare torti, significa non incentrare l'esistenza solo sul dio denaro, cercare di vivere una vita giusta, cercando di non fare ipocrisia, di non fare elemosina, cercando di avere empatia per gli altri, rispettando soprattutto all'inizio se stessi. C'è un modo di vivere corretto che non sia ipocrita. Questa è l'unica maniera che io conosco. Dopodiché rendersi conto che il male esiste, rendersi conto che 8 milioni di bambini all'anno finiscono chissà dove,
non l'ipocrisia della vita del vegano medio che pensa che non mangiare carne significhi essere una persona per bene quando in realtà non è così. Cercare di osservare, io ogni volta che do da mangiare ai miei cani, ieri i miei cani hanno mangiato entrambi un coniglio di 1,5 kg, dalla testa ai piedi, ossa e organi comprese. E io quando do da mangiare ai miei cani un coniglio intero, ringrazio quel coniglio di essere morto per nutrire i miei cani e lo rispetto, come gli africani, le tribù quando cacciano, ringraziano l'animale che andranno a mangiare. Questo si chiama vita vera, si chiama vivere secondo natura. La natura sembra malvagia di facciata, ma in realtà la natura semplicemente vive secondo le regole. Un leone non è malvagio perché caccia, un gatto non è malvagio perché si mangia un uccellino. L'unica creatura che invece è malvagia perché fa del male senza alcun motivo è l'uomo. E dal male ci si difende semplicemente, come ho detto prima, in due modi. Il primo è rendendosi conto che esiste. E il secondo, standone alla larga più che si può. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.